È davvero necessario fare un libretto di messa per il tuo matrimonio? Ciao, sono Claudia, sono una wedding planner specializzata nel coordinamento del matrimonio e ti do il benvenuto in questo canale YouTube, colorato di pink. È il canale dedicato all'organizzazione del tuo matrimonio, dove potrai trovare un sacco di consigli, dritte, aneddoti e tutto quello che capita nel mondo wedding, esperienze che sono sicura ti serviranno per organizzare poi al meglio le tue nozze. Oggi parliamo dei libretti messa perché è una domanda che io trovo davvero fatta molto spesso. È necessario fare libretti messa? Devo fare libretti messa? Sono soldi sprecati libretti messa? Sono tutte domande, tutte affermazioni, tutte discussioni che trovo frequentemente nei forum, nei gruppi e su Facebook. Quindi ti voglio dare il punto di vista di una persona che nel wedding ci lavora da tantissimo tempo e spiegarti perché secondo me i libretti messa sono necessari, cioè sono proprio obbligatori. Prima di continuare, metti mi piace a questo video, iscriviti al canale YouTube così non perderai l'uscita dei prossimi video che ti ricordo saranno di martedì e di giovedì. Quindi, per me i libretti messa sono fondamentali. È una spesa che è fondamentale fare. E sono il modo migliore per coinvolgere i tuoi invitati alla cerimonia, soprattutto se ti sposi con una cerimonia religiosa. Perché, cara la mia sposa, devi sapere che il 99% delle persone che vengono al tuo matrimonio trovano la cerimonia in chiesa molto noiosa. Cioè, questa cosa che sia emozionante lo è solo per forse la zia, la nonna, la tua migliore amica e te, che sei convinta che sia il momento migliore. Sto escludendo ovviamente tutte le persone super devote e che frequentano tuttora la messa e sono anche magari impegnati nel sociale all'interno della propria parrocchia. Ma nella mia esperienza ti posso dire che sono solo l'1% di tutte le persone che vedo sposarsi in chiesa. Sicuramente se ci credi, se sei cattolica, è un passo fondamentale, ma le persone che vengono dal tuo matrimonio non gliene frega veramente nulla. Cioè, lo dico con un po' di provocazione, però non gliene frega nessuno. Quindi il rischio è che tutte le persone presenti siano lì per te, ovviamente, contenti di esserci, ma continuano a guardare l'orologio e aspettano di dire va bene, quando ce ne andiamo? La prova è che buona parte degli amici aspettano fuori. Aspettano al bar, vanno a bere il caffè, vanno a fare l'aperitivo. Cominciano a scherzare, ma lo fanno fuori. Chi resta dentro? Di solito le ragazze, di solito chi lo fa più per forma, ma la cosa di cui io mi stupisco ogni volta, ad ogni matrimonio, è che nessuno risponde alla messa. Nessuno sa quando bisogna alzarsi, sedersi, inginocchiarsi, rispondere, stare zitti e cosa rispondere. Lo trovo decisamente imbarazzante. Quando è il momento di dire amen, magari nessuno sa che quello è il momento per dire amen, tutti stanno zitti ed è il prete stesso che dice adesso diciamo tutti insieme amen. Non lo so, a me fa triste, triste davvero, perché vuol dire che questa cosa è sentita da pochissime persone. Ed ecco perché è fondamentale fare i libretti messa. Chi dice non faccio il libretto messa perché così le persone seguono di più la cerimonia, non è vero, anzi, continuano a guardarsi in giro perché non hanno idea di che cosa sta succedendo, non si ricordano più, non si ricordano le preghiere. Avere una traccia, avere un libretto che permetta di seguire e vedere a che punto si è, sapere quello che sta dicendo il prete, è molto molto utile. Oltretutto, i libretti messa sono secondo me necessari per alcune figure. Non devi farne uno a testa, sono sprecati, questo te lo dico anch'io. Però almeno una trentina, una quarantina devi farne. 30-40 libretti messa è il numero minimo che tu devi fare, anche se non li vuoi fare. Perché devi darne uno per ogni testimone, uno per ogni voi due sposi, uno da dare al prete che a volte ce l'ha bisogno, uno di solito lo vuole anche il sacrestano, sono da dare alle famiglie, ai genitori, le mamme ci tengono, le nonne ci tengono ad avere il libretto messa della cerimonia, da dare a chi canta e a chi suona, così sono informati della messa,
E secondo me sono anche un'ulteriore decorazione che tu fai. Entrare in una chiesa allestita bene, ma con i fiori solo sull'altare e solo sulle panche, neanche tutte le panche, perché fare tutte le panche costa tanto, è brutto. E sulle panche poi non c'è niente. Oppure ci sono i libretti delle canzoni della chiesa, che sono tutti rovinati sempre. Io la trovo proprio brutta. Quindi, sia per un fattore pratico che ti ho spiegato prima, sia per un fattore estetico, secondo me i libretti della messa vanno fatti. Poi, ripeto, non vanno fatti uno per ogni persona, ne bastano 30-40 in base a quanti invitati siete, però è carino che ci siano. Chi si occupa di sistemare i libretti messa è un'altra questione importante. Potrebbe farlo la fiorista, potrebbe farlo qualche amica che ti fa il favore di arrivare in chiesa molto presto. Non lo fanno le perpetue, non lo fa il prete, non lo fanno i musicisti. Se tu non li vuoi fare perché pensi che poi nessuno li sistemi, abbiamo un problema grosso di base. Vuol dire che non sei sicura del tuo matrimonio e dell'organizzazione del tuo matrimonio. Dell'organizzazione del tuo matrimonio, cioè inteso come coordinamento, che è poi quello di cui mi occupo io. Tra le mie mansioni, oltre a controllare che tutti facciano il loro lavoro, che tutti siano sul pezzo e tutti siano pronti, c'è anche quella di sistemare i libretti messa e controllare che arrivino. Darle ai tuoi testimoni, alle tue amiche, a tuo fratello è un problema enorme perché non arrivano mai nel momento giusto. Cioè, o questa persona sa che deve fare una cosa sola ed è arrivare in chiesa mezz'ora prima per portare i libretti. Se tu non glielo dici in questo modo, arriverà 5 minuti prima, il parroco vorrà il libretto, non saprà cosa farne, arriva e chiede dov'è il libretto, chi ce l'ha e nessuno risponderà. Mi è capitato ad un matrimonio, i libretti erano in macchina di qualcuno, non ho ancora capito di chi, quando esce il parroco e mi chiede dove sono i libretti messa, io gli rispondo stanno arrivando, non so in che macchina sono ed è stata penso una cosa super imbarazzante. Che non ripeterò mai più nella mia vita, e infatti obbligo tutte le mie clienti a darmi il materiale che hanno preparato, le decorazioni, gli allestimenti qualche giorno prima, così sono io la prima a consegnarli e essere responsabile che arrivino effettivamente alla cerimonia. Se ha dei dubbi ancora sul fare o no i libretti messa perché non hai idea di dove farlo, sappi che dalla diocesi della tua parrocchia lo puoi scaricare gratuitamente, hai tutte le letture da poter scegliere. Puoi scegliere il rito che preferisci e tutto quello che riguarda la personalizzazione. A volte è un semplice programma di creator, metti i nomi degli sposi e ti esce il libretto stampato. Il mio consiglio è quello di farlo sempre fare a chi ti ha fatto le partecipazioni per tenere una linea comune. Soprattutto la mano di chi lo fa di lavoro è palese. Cioè si vede proprio che un libretto stampato professionalmente è stampato molto bene e lo rende ancora più bello, ancora più d'impatto e ancora più decorativo. Quindi io dico sì ai libretti messa, sì, non devi farne tanti, 30-40 sono più che sufficienti. Se hai dei dubbi o non sei d'accordo o vuoi farmi sapere cosa ne pensi su questo argomento, lo puoi fare nei commenti qui sotto del video oppure seguendomi sui social, colorate di pink sia su Facebook che su Instagram. Scarica soprattutto la lista pink, quindi la checklist fondamentale con l'elenco di tutte le cose che devi fare per le tue nozze e vedrai che in lista ho messo anche i libretti messa, ma tu non cancellarli, fidati di me. Noi ci ascoltiamo nel prossimo video e se vuoi continuare a seguirmi, metti mi piace al canale YouTube e soprattutto seguimi sui social. Ciao!